È brutto passare troppo tempo in ospedale. Non parlo delle 8 ore in pronto soccorso che molte persone sono costrette ad aspettare ogni volta prima di potersi far visitare, ma proprio di andata e ritorno quasi ogni giorno della propria vita. Chi ha una grave malattia sin dalla nascita ha quindi due case. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia, dal mondo piena di sorprese che vi consiglio di vedere fino alla fine per scaldarvi il cuore. Perché parleremo di un bambino che dalla nascita ha passato ben 8 anni avanti e indietro tra casa e ospedale. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedurraiati, partiamo. Jackson McKee di 8 anni è un bambino vivace, gli piace saltare qua e là come un lepretto e fortunatamente è così più o meno, ma la vita sin dalla nascita ha deciso di mettergli i bastoni fra le ruote. Ha una malattia al cervello chiamata idrocefalo, non sto qua a spiegarvi in termini scientifici perché nemmeno io ne so qualcosa, ma sappiate che è una cosa davvero grave e bisogna stare davvero attenti durante la propria vita. Ha fatto avanti e indietro per ben 8 anni, tra controlli, radiografie e tutto quello che volete. Ormai era di famiglia con infermieri e dottori, specialmente uno aveva imparato a conoscere, Daniel McNeely, il suo medico, che gli vuole davvero tanto bene. Oggi è abbastanza attivo, ma ai tempi non lo era. Non per colpa sua, ovviamente. Invece delle altalene, lui stava su un letto d'ospedale a sognare il momento in cui sarebbe potuto uscire con i suoi amici. La cosa più bella però è che ha sempre avuto un sorriso luminoso in volto. Adora parlare e stare con i suoi genitori, che lo accompagnano ogni volta prendendo tutti i permessi necessari da lavoro. Entrambi stanno vicino al piccolo durante i momenti più difficili. I suoi viaggi sfortunatamente si limitavano a questo breve tragitto casa-ospedale, ma era comunque contento di avere tutto il necessario ogni volta. Mamma, papà e il suo orsacchiotto di peluche. Gli era stato regalato quando era appena nato e quindi ce l'aveva da un sacco di tempo. Non avendo molti amici si era affezionato in modo particolare a questo giocattolo. Un bellissimo giorno Jackson era in ospedale e lui e i suoi genitori hanno avuto una bellissima notizia. Avevano trovato un modo per rendergli la vita più semplice con un'operazione. Un po' complessa, come tante altre operazioni, ma fattibile, e questa sarebbe stata la svolta. Erano preoccupati e il giorno prima faticavano a dormire. Jackson però sembrava carico, in fondo è un bambino quindi non immagina certi problemi. Ma se i suoi genitori erano d'accordo, lui era motivato. Finalmente il fatidico giorno era arrivato, stavolta però il piccolo aveva una richiesta da fare al dottore prima dell'operazione. E ovviamente McNeely non poteva rifiutare, il suo medico era sempre stato gentile e questa volta non c'era eccezione. Era una cosa che i suoi genitori però non sapevano perché non gliel'aveva detto. Non gli sembrava qualcosa di cui discutere e sicuramente non se la sarebbero presa così tanto. Così un'infermiera aveva preparato il lettino, l'operazione a Jackson era andata benissimo, non c'erano stati problemi, è stata lunga la sfida ma finalmente il piccolo poteva vivere la vita sempre desiderata. Ma c'era ancora qualcosa da fare prima di concludere del tutto ed era la richiesta che aveva fatto. Dopo un po' aveva chiesto finalmente di far venire i genitori arrivati sul posto. Che dopo aver guardato il loro bambino avevano una faccia molto sorpresa, non perché non si fidassero delle abilità del medico, ma per un'altra cosa. Prima dell'operazione Jackson aveva chiesto al dottore di guarire anche il suo orsacchiotto di pezza. Dopo tutti gli anni passati insieme si era rotto e voleva sistemarlo, ma lui non poteva e non aveva avuto il tempo di chiederlo ai genitori. Così, prima di essere anestetizzato, ha chiesto questo piccolo favore. E come potevano rifiutare? In sala si era scaldato il cuore di tutti. E subito dopo aver guarito il bambino si erano messi a fare una complessa operazione al suo giocattolo. I genitori pensavano fosse uno scherzo, ma era proprio così. Erano davvero felici di aver avuto un dottore così. Non è sempre scontato trovare un medico che sia competente e anche paziente. Alcuni si arrabbiano per niente e non riescono a instaurare un rapporto con i loro pazienti, che siano adulti o bambini. La storia era diventata virale su internet e tanti gli avevano detto di voler diventare suo paziente. Con questo concludiamo. Che dire, alcune storie, per quanto semplici possano sembrare, sono veramente utili a far passare le giornate e far capire che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.